Ciao a tutti dalla vostra Mare in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi continueremo con i tutorial natalizi perché so che li adorate e vi piacciono tanto, quindi grazie per tutti i like e i commentini carini che mi lasciate. Nel particolare oggi faremo una stella palla di Natale, ovvero faremo una pallina di Natale, però a forma di stella, naturalmente tutta in gomma Eva, quindi sarà molto particolare. Ho già qui pronto per voi il cartamodello, vedete, dovete soltanto stamparlo e ritagliarlo. Non mi chiedete più, vi prego, per favore, dove si trova il cartamodello perché non ce la faccio più di dirvi che si trova nell'info box, ovvero dove c'è il pulsantino iscriviti, c'è un triangolino, se cliccate vi si aprirà una finestra dove lì c'è la parte descrittiva del tutorial e anche tutti i link che vi possono essere utili. E a proposito di informazioni, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare anche sulla campanella, così verrete informati ogni volta che uscirà un video nuovo. Se vi va, seguitemi anche sui social, sia la mia pagina Facebook che il profilo Instagram con scritto La Mare in Crisi, che trovate tutto qui sotto. Adesso che vi ho dato tutte le informazioni più importanti, possiamo iniziare. La prima cosa da fare naturalmente è andare a stampare e ritagliare tutto il cartamodello. Ho scelto di realizzare questa stellina di Natale utilizzando un pezzo di gomma Eva rossa con i glitter, ma anche dorata, argentata o fucsia starà benissimo, quindi decidete voi il colore che più vi piace. Adesso che abbiamo ritagliato il cartamodello, che come vedete ha la forma di un esagono, però all'interno c'è disegnata una stella, non so se la riuscite a vedere. Adesso andate a prendere un foglio di gomma Eva del colore che avete deciso, nel mio caso il rosso, e vado a disegnare la sagoma. Quindi utilizzate uno stuzzicadenti o una penna che non scrive più, o anche la penna che utilizzo io, quella cancellabile, per tracciare la sagoma della figura. Ok, adesso che abbiamo fatto l'esagono, lo possiamo andare a ritagliare. Andiamo a sovrapporre la figura così, e sempre con la penna, e questa volta una riga, vado a tracciare la linea, come si vede nel cartamodello, che poi noi andremo a ritagliare. Quindi così giro il cartamodello. Mi raccomando, anche se la linea non dovesse essere disegnata perfettamente al centro, con la riga invece aiutatevi e fate combaciare le due punte, vedete, questa parte qui con questa. Quindi anche se nel disegno risulta un po' più spostata, voi invece fatela combaciare. Giro ancora la figura e faccio gli altri due lati. E adesso con le forbici vado a fare dei piccoli taglietti qui dove noi abbiamo disegnato con la penna. E sempre con il cartamodello e la riga vado seguendo tutte le altre linee in modo tale da riuscire a rifare la stessa figura. Mi raccomando, cercate di far coincidere tutti gli angoli. Ecco qua. Io l'ho fatta due volte perché uno sarà il coperchio dell'altro in quanto andrà così. E adesso andate a prendere una piastra per capelli o un ferro, quello da stiro, perché avremo bisogno di fare delle pieghe. Prendete questa parte qui e la andate a chiudere ognuna su se stessa. Facciamo con le dita una piega e poi con la piastra invece andiamo proprio a schiacciare la gomma Eva e continuiamo a premere con le dita in modo tale che proprio assuma la forma della piega. Ecco, vedete, adesso la linea è ben fatta. Adesso che abbiamo fatto questa piega, invece giriamo e andiamo a chiuderlo così e a fare sempre la stessa cosa, aiutandoci con una piastra o il ferro, andiamo a sigillare la piega, vedete? E continuiamo a fare questo lavoro perché dobbiamo riuscire a piegare tutte le parti. Quindi adesso facciamo questa piega così.
Vedete come si sta increspando tutta? Perché deve venire una stellina di Natale panciuta, non piatta. Vi faccio vedere ogni passaggio. Quindi questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta, così l'abbiamo chiusa. Vedete? Dovreste avere più o meno un disegno così, se avete fatto bene. Guardate come è ben bombato. Adesso faccio anche questo movimento qui. Piego la gomma Eva di nuovo su se stessa e vado a fare l'altra piega. Anche qui, questa volta parto sempre dalla punta, vado a fare tutte le pieghe al contrario, in modo tale da poter dare una forma. E adesso, girandola, guardate che bel risultato. Naturalmente questo lavoro lo devo fare sia per questo che anche per questo pezzo. Quindi vi faccio un breve riassunto. La prima parte andiamo a piegare la parte piatta, questa qui, quindi facendo queste pieghe qui. Il secondo lato, quando andremo a girare la gomma Eva, dobbiamo prendere le parti con la punta e chiudere queste. Arrivati a questo punto dovremmo avere più o meno questa forma qui, vedete? Abbastanza concava e pronta per la prossima piegatura. Quindi rigiro di nuovo la gomma Eva e vado a piegare queste alette. Vedete che c'è già la linea disegnata, quindi vado a fare questo lavoro qui, sempre con la piastra vado a schiacciare e tengo così e faccio la stessa cosa per tutti i pezzettini, in modo tale che poi chiuso venga già, come potete vedere, la forma della stella. Quindi posso farne anche due alla volta, mi piego così . Guardate che bellino, già come potete vedere già sta venendo la forma della stellina e continuo così a giro fino ad avere la forma della stella. Ed ecco qua, l'ultimo pezzo l'abbiamo piastrato. Devo dire che non voglio prendermi i meriti di questa creazione perché non è mia, l'ho vista in un tutorial, mi sembra tipo coreano, infatti è una sorta di origami, perché il cartamodello iniziale era questo qui, partendo da una circonferenza, solo che ve l'ho semplificato, l'ho disegnato su un foglio A4 e così dovreste, diciamo, accelerare i tempi, però sono partita da questo. Allora, la prima parte della stella è fatta e naturalmente dovete fare lo stesso procedimento per questo pezzo. Adesso che ho fatto tutti e due i pezzi vado a incollare, ma non uno sull'altro, vado prima di tutto a incollare le punte, quindi una punta su un'altra punta, utilizzando la colla a caldo. Quindi metto un po' di colla a caldo da un lato, sul lato, mi raccomando non ne mettete troppa, e vado a sovrapporre una punta con l'altra punta, così, vedete? Faccio la stessa cosa anche per questo pezzo. Metto la colla a caldo e poi vado a sovrapporre. E faccio questo lavoro per tutte e sei le punte. Ed eccoli qua, tutte e due fatti. Dovrebbero venirvi più o meno così. Adesso dobbiamo andarli a unire punta su punta. Però prima di andarla a incollare, voglio prepararmi il laccetto per poi poter fissare la pallina all'albero. Quindi prendo un nastrino così qui, rossi, ma anche un nastrino di raso, quello che trovate. Vado a tagliarne un pezzettino piccolo, creo un occhiello e una parte la vado a incollare così sulla punta e l'altra parte uscirà fuori. Quindi calcolo un po' le misure, metto un goccino di colla a caldo per bloccare il nastrino
Ecco qui, vedete, è fissato. E adesso inizio a incollare una punta con l'altra punta. Iniziamo da proprio questa qui, la possiamo anche schiacciare, non fa niente, e cerchiamo di incollarle il meglio che possiamo. Quindi metto un po' di colla a caldo, parto proprio dalla punta e vado a schiacciare. Ok, il primo pezzo è sempre quello più complicato perché deve reggere tutto. Adesso che la punta è attaccata, verrà anche più semplice andare a inserire la colla. Infatti adesso la vado a mettere qui. Come ho fatto poco fa, vado a schiacciare, centro le due punte e vado a premere. E continuo a giro a incollare tutti i lati. Adesso che la stellina è chiusa bene da tutte le parti, vado a coprire un po' i laterali perché si vede tutta la parte della congiunzione e anche della colla a caldo, che non mi piace. Quindi riprendo il pezzettino di gomma Eva e vado a disegnarmi, diciamo, una striscettina più o meno di mezzo centimetro, così, da poter poi andare ad attaccare lateralmente per coprire il tutto. E poi partiamo da qui, dalla parte inferiore, e a giro con un po' di colla a caldo la vado a fissare. Se vi piace questa parte potreste farla anche bicolore per avere un disegno ancora più carino. E faccio tutto questo passaggio a giro su tutte le punte. E così avremo dato anche un contorno alla stellina. Mi raccomando, se voi avete il foglio di gomma Eva bello lungo, potete fare una striscetta soltanto. Io avevo un ritaglio, quindi devo fare più pezzi. Ma non vi preoccupate perché tanto non si vedrà nulla. Ed eccola qua, guardate che bella, ma c'è un ultimo passaggio da fare. Con la piastra, o meglio se avete il ferro, andate a poggiare la punta con le dita, cercate di dargli al meglio la forma appuntita, soprattutto nella parte dove abbiamo le giunture. E adesso possiamo dire che la stellina è completata, è una stellina 3D interamente realizzata in gomma Eva. Ragazzi, sono super soddisfatta, è molto molto carina e penso che di questa ne potremmo fare tantissima e anche bicolore. Ve la faccio vedere anche così, che si vede ancora meglio, vedete? Soprattutto i laterali, dove non si vede più nessuna parte con la colla a caldo e neanche nessun buchino. La trovo molto molto carina e soprattutto la metterò nel mio alberello di Natale. Bene ragazzi, anche questo video si è concluso e spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi tutti i messaggi qui sotto nei commenti e io li leggerò. Nel frattempo però io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!